Dalle. Buonasera signore e signori, ladies and gentlemen, siamo qui all'ottava puntata del TG Calciotto, una location spettacolare diretta dal pianeta verde. Diretta dal pianeta verde, alle nostre spalle il tramonto suagnano, mentre ci sono giocatori che si apprestano a partecipare alla prima giornata della domenica pallonara. I nostri più sentiti auguri a tutti. C'è anche il proprietario del campo Gennaro, che saluta Dio. Gennaro, vieni Gennaro. Un saluto a tutti i nostri fan. Gennaro, vieni. Siamo in diretta, vieni. Saluto a Gennaro di Dio. I still love you. Perfetto, pubblicità occulta. Anche un po' di pubblicità. Sentite, passiamo velocemente ai saluti perché oggi mi sento carichissimo. Chi vuoi salutare? Io ho già un paio di saluti da fare, però facciamo il saluto. Il saluto, un bacione al nostro amico Diego Sarappa. Diego, però non hai segnato. Diego, noi aspettiamo ancora un gol con la maglietta. Questo è per il TG Calciotto. Quindi mi raccomando, ti almeno il ritorno aspettiamo te. Io poi ho due saluti da fare. Il primo, in merito anche a una grandissima prestazione, a un grandissimo gol che io purtroppo non ho visto, ma mi hanno raccontato di tacco, a Giuseppe Marisca. Peppe Marisca, ragazzi. Peppe Marisca, che giocatore. Quindi salutiamo Peppe, un bacio forte. E mi raccomando Peppe, anche al ritorno vogliamo vedere numeri da giocoliere. Ma sicuramente ce ne sarà. Noi abbiamo fatto anche l'intervista. E il secondo invece ad una coppia inedita. Prego. La coppia, questo ciuffo un po' sbarazzino. Una coppia inedita. Un ex collaboratore dell'Arend, il carissimo Peppe Blasio, che è stato pizzicato dai nostri paparazzi in compagnia di non una bella ragazza ma bensì un ragazzo che ne ha di ragazze, Fabrizio Carrella. Esatto, l'uomo dei mi piace, addirittura i paparazzi ci hanno mandato la foto che ora vi stiamo facendo ecco, vedere. Vai. Eccolo. Quindi qua, salutiamo la coppia. Darli, esatto. Felici. Un lungomare liberato. Esatto. Da quindi Twitter proprio. Insomma. Salutiamo Carrella e Blasio. Ok, beh. Che non fa mai male. No, mai. Allora, senti, Marco, passiamo subito ai risultati. Ci stiamo avvicinando alla fine di questa edizione del torneo. Edizione estiva che insomma, ha riservato lo spettacolo. Non poche sorprese. Allora, io mi accingo a leggere i risultati della Master League dei quarti di finale dell'andata. Dream Team, Los Perejitos 2-1, Vessella e Mario Sorrentino per il Dream Team. Per Los Perejitos, Iannone alias Ojo. Ricordiamo che purtroppo però il Los Perejitos, data il loro poca professionalità e la poca serietà, sono stati esclusi e quindi non faranno il ritorno. Il Dream Team quindi è già in semifinale. Bene. Cavalleggeri Casalpo Sillipo 4-1, doppietta del nostro caro amico che risalutiamo, Giuseppe Marisca. E lui c'è anche il video della gara. Grandissimo gol. E doppietta anche per Palmieri. Per il Casalpo Sillipo segna già Marco Mauro. Los Angeles Galaxy Blue Stars 5-1, doppietta di Vitiello, Improta e Alessandro Sorrentino per il Los Angeles Galaxy, e per il Blue Stars Marco Donzelli. Leggiamo subito anche i quarti di finale della Gold Cup di Minor League. La coppa è importante. Esatto, Real Corso Real Madrid 1-3. Bavero per il Real Corso e per Real Madrid hanno segnato Marzullo, Peppe Sorrentino e Claudio Vitiello. Football Flegreo Torretta 0-3, partita vinta a tavolino per assenza del Football Flegreo da parte della Torretta. FC Chalet Los Beledone 2-3, ancora Vessilla e Farina per lo chalet, mentre in una boccia di Lorenzo, Radice e Iannone per il Los Beledone. J. Collins Monide è finita 2-2, Lenci ha fatto una bella doppietta per il J. Collins e Mimmo Di Fusco una bella doppietta per il Monide. Invece, la Silver Cup, la coppa simpatia anche possiamo dire, Sasciamane Napolitans 2-2, Casale Sarino per Sasciamane, per i Napolitans Pisapia e Stefano Brasile. E io qua al ritorno voglio vedere Diego Sarappa. Sarappa. Per il momento sei solo chiacchiere. Noi vogliamo anche i risultati però. Poi abbiamo Scappati di casa Challenge 0-6, Cerullo doppietta, Galloppo tripletta. Anche rima. Manca un gol tra l'altro, però non fa niente. Non fa niente, dai, abbonato. Luigione e Bope 1-3, hanno segnato per Luigione e Vincenzo Carrano, e poi grande rimonto dei Bope con Machiavelli e Pippo Fusco in doppietta. Realmente Lollo Sport Drago 8-5, partita pirotecnica. Allora, Leonardo Ippolito fa una doppietta, Turiello, Ciccio Carbone, Palumbo e Liguori con Rizzuto un'altra doppietta, ci aggiungono, insomma, raggiungono quota 8. E invece 5 gol per lo Sport Drago sono di Buonocore, Taormina, Testa e doppietta di Evangelista. Guarda, passiamo ad analizzare un po' i risultati della Master. Il Dream Team colpaccio contro i Loss, io non ero tanto sicuro di una loro vittoria. Ma soprattutto io punterei contro questo Casale che nelle partite importanti ci sta venendo meno. Casale nelle partite importanti, ricordatevi quello che cosa avevo detto a inizio torneo? Il Cavalleggeri arriverà in finale. Si deve andare alla Il Cavalleggeri andrà in finale.
Cavaleggeri, un grandissimo team, possiamo dire. Grandissimo team, bel gioco. Peccato per il Blue Stars, perché ho visto tutta la partita e hanno retto bene la partita, soprattutto all'inizio. Poi sono crollati. Poi però un po' di stanchezza, un po' di qualche calo di concentrazione. Los Angeles Galaxy sono... Intanto dobbiamo dire che Vitiello sta disputando Vitiello un torneo, grandissimo torneo. Un torneo di partita in partita, tra l'altro ha questa capacità di segnare da fuori area con tiri veramente ben piazzati e difficili da prendere. Quindi un complimenti a Claudio veramente Vitiello. Complimenti a Claudio, che sappiamo che ci segue, perché è uno dei tanti che ci tiene e ci viene sempre a dire qualche cosina da migliorare, da cambiare. Perfetto, noi così vi vogliamo, critiche esatto. Costruttive. Esatto, esatto. Invece la Gold Cup, insomma, quarti di finale della Minor League, la coppa importante, anche qui risultati per la saluto a Carrella. Carrella, finalmente è arrivato. Vieni a salutarci. Vieni a salutarci. Lo stavo aspettando. Vieni a salutare. I paparazzi ti hanno pizzicato. Poi vedrai. Insomma, chi vivrà vedrà. Siamo in diretta, tra parentesi. Va bene. Saluto live. Non penso mi sono imbucato perché non me ne faccio. Perfetto, inizia a scendere. Dai. Dicevamo, no, un Real Corso che purtroppo contro il Real Madrid non ha avuto vita facile. Diciamo che il Real Madrid è una signora squadra e probabilmente un po' troppo forti per questa Gold Cup della Minor League, però il ritorno potrebbe... Intanto Los Belle Donne che mezzo inciampo questo chalet travestito. Una partita un po' particolare. Però insomma, bella partita, J. Collins Monidea. Io mi aspettavo tutt'altro risultato, devo dire la verità. Mimmo Di Fusco fa la differenza. Che giocatore. La Silver Cup invece. Per l'appunto, Coppa Simpatia. Luigione, favoriti, perdono. Scappati casa, Channeland. Vabbè, questo è un risultato che si è 0-6. È un po' troppo esagerato. Ma anche questo realmente no, in una partita di 50 minuti, 13 gol. Stiamo giocando a tennis. Probabilmente qui c'è lo zampino del calcio scommesse, del calciotto scommesse. Però, insomma, non sappiamo. E poi soprattutto c'è Leonardo Ippolito che fa due gol, Ciccio Carbone non possono segnare, insomma. Vabbè, gol di Antonio Liguri. Poi Turiello, vabbè, lasciamo stare. Comunque bella prova dello Sport Drago, e comunque non ha mai mollato. Aspettando il ritorno. Sasha Mane, pareggio, ci sta tutto. Intanto ricordiamo che dobbiamo lanciare anche il migliore e il peggio della settimana. Mica pizze fighi. E io devo dire che finalmente... Anche se non ci sono festività religiose, ma c'è stata una festività di Stato, i Sasha Mane sono entrati di nuovo nell'Albo d'Oro. Questa volta il migliore va a Vincenzo Sarraino, che con il suo gol pareggia l'ultimo minuto contro il più quotato di Napoli, anzi dico Sarraino. Quindi aspettiamo, cioè lanciamo, scusami, l'intervista a Vincenzo Sarraino. È il peggiore, ormai il peggiore di quest'anno, di ogni settimana, ha vantato nomi eccellenti. Purtroppo sì. Peggiore va a Giuseppe Marotta del Football Flegreo per l'assoluta disorganizzazione, in quanto il giorno prima della partita, cioè lunedì, non sapeva dovesse giocare per poi non presentarsi sul campo. Perciò il Football Flegreo diciamo che ha perso... Giuseppe Marotta. E dai, che mi combini Giuseppe Marotta? Cioè ragazzi, siete pur sempre una delle parti fondamentali. Siete dei senatori del torneo calciotto e ci cadete su queste sciocchezze. Però vabbè, insomma, c'è tempo per rimediare. Fatto sta che noi stiamo, insomma, piano piano crescendo. A breve saprete. Perciò, Marco, che dire? Senti, Lollo, con questa cornice spettacolare, questo sole che tramonta alle nostre spalle ci rende ancora più belli. Non lo so, mi dispiace quasi salutarvi perché vorrei ancora stare qui a parlare con voi, però purtroppo YouTube ci impone dei limiti, quindi non abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Sì. Io direi che, insomma, ospiti importanti sono intervenuti in questa puntata, prendi Jenny Diro alias Nigen, seguite, sentite il suo singolo, Carrella che finalmente si è trovato, insomma. E io per la settimana prossima, per la nona puntata del TG Calciotto, annuncio, e nessuno lo sapeva, nemmeno tu, la partecipazione di un ospite speciale. Quindi seguiteci assolutamente, perché la settimana prossima ci sarà da ridere. Ma sono proprio curioso a vedere come mi farai ridere. Ti farò ridere e farò ridere tutti voi. Perfetto. Li salutiamo? È stato un piacere stare questi 10 minuti con voi. Ma scopriamo il perché. Stasera siamo qui con Fabrizio Carrella. Lo intervistiamo perché purtroppo la settimana scorsa si è reso autore di una partita dalla doppia faccia.
ti intervistiamo per darti il tuo cucchiaio di legno. È il tuo primo cucchiaio di legno. Non sei riuscito a vincere la maglietta, meno di lui. Hai vinto il cucchiaio di legno. Cosa ne farai prima di tutto? Farò il ragù con mia mamma. Il ragù con tua mamma. Oh, Andrea, salutiamo anche Andrea Zumbri. Io un'idea ce l'avrei. Che idea avresti? Metterlo. Vai, faccio il ragù con mia mamma. No, parliamo un po' della partita. Hai fatto una grandissima punizione. Che probabilmente ti avrebbe concesso la maglietta di Man of the Week. Sì. Però poi hai sbagliato il rigore, sei stato espulso e la tua squadra ha perso. Che ne chiamate? Vabbè, diciamo che siamo partiti benissimo. Il primo ciao, tempo, mamma. Dopo 10 minuti abbiamo fatto 3-0 subito. Poi siamo calati perché li abbiamo sottovalutati e il secondo tempo loro hanno fatto 4-3. Comunque, tralasciando il fatto che comunque il rigore si può sbagliare e si può segnare, non è che io sono pinto. Beh, la colpa dei tacchetti che è sbagliato. No, la verità è che il rigore sbaglia solo chi ha coraggio di tirare. Non ho i piedi buoni. E l'espulsione è stata frutto di rabbia, perché alla fine, vabbè, io non è che ho detto chissà chi è all'arbitro, comunque è stata un'espulsione per rabbia e non per altro, perché comunque perdi una partita da 3-0 a 4-3 e vogliamo dire a Gianni Scoriamiglio che tu almeno qualcosa l'hai vinto e lui no? Gianni, lui ha vinto un cucchiaio di legno, tu cosa hai vinto? No, vabbè, lascia stare il mio capitano, perché sennò dopo vincere questa partita non me la devo realizzare. Ma ora ci prometti che dopo questo vincerai anche la maglietta? Speriamo, voi venite contro di me, quindi. Come contro? Ti salutiamo anche tutti i giorni. Posso fare una domanda? Vabbè, questo sì. Infatti ti volevo salutare. Carrella, una domanda. Sì. Ma diciamo che si è aperta un'inchiesta perché per una presunta combina nella partita con lo Chalet, perché voi volevate evitare il Torretta, che poi alla fine per fortuna l'avete evitato comunque. Vabbè, diciamo che. Filone calcio scommesse al torneo calciotto. Carrella è indagato, eh! Vabbè, diciamo che. Vabbè, stavamo scherzando, che alla fine noi siamo la classica squadra che piace sempre vincere, come tutte del resto. Quindi, comunque, era il socio per scherzare, non è che. Quindi, vogliamo perdere. Queste strane accuse le rimandiamo al mittente. Sì, sì. Vabbè, se la vedrà la magistratura. Allora salutiamo Lino Boccia, un po' nervoso, Fabrizio Carrella. Un saluto con te, dai. Hai vinto il cucchiaio di legno? No. Cioè, chiamami se sapevo. Vabbè, volevo. Quanti gol hai fatto stasera? Uno, però troppo nervoso. Volevo fare complimenti. Scusa. Al vero bomber di questo torneo. Ti facciamo un applauso. Lui il bomber, un applauso. Non mi sbaglio di gol, però. Mi sbaglio di gol. Non è capito. Salutiamo Carrella. Quindi. Poi ci rivedremo presto per, cioè, aspettando questa maglietta che. Chi lo sa, arriverà. Siamo qui col portierone dell'FC Chalet, Guglielmo Artesi, autore di una prestazione davvero fenomenale, al di fuori delle prestazioni normali durante la partita contro i primi in classifica del Jay Collins. Si può dire che la partita l'abbia decisa il portiere. Le sue impressioni riguardo il premio di migliore della settimana del torneo calciotto, Man of the Week. La consegna sarà il migliore, però di amore. Cioè, mai. E io penso che. Che la mette XS. Nella nostra squadra il migliore è difficile definirlo, no? Ci piace la bocchiata. A parte quello, penso che la rosa, per come è composta, è verde, è completa. E ciò che conta è. Arpesi! È il gruppo. Scusatelo. Non vinciamo mai il migliore qua. Della settimana, o il migliore in campo. Vinciamo perché siamo gruppo, perché siamo forti e perché andiamo avanti a testa alta. Quando vogliamo battiamo tutto. Come così? Le faccio solo una domanda, al di là dell'obiettivo di squadra, che è sempre quello di arrivare il più lontano possibile, ci sono aspirazioni anche da un punto di vista personale? Si sente tra i migliori di questo torneo? Potrebbe ambire? L'aspirazione mia è andare avanti con la squadra. Personalmente, vincere un premio singolarmente non mi interessa. Ultima domanda. Saluto agli amici del TG Calciotto che ci seguono. Un saluto, un bacio. Parvino Giordano. Posso fare una domanda? Scusami, l'avevano fatto una, mi stanno mandando questo momento perché l'ho preso. Mettete anche io. La polizia. Che premio ridicolo. Una promessa ai campi. Una promessa al che dovrei mantenere per tenere la maglietta a fine torneo. Vai. La tua promessa. Fatta a barba. Prometto e giuro che onorerò la maglietta dello Chalet. Fatta a barba. Questa intervista è stata offerta da Fasano, è Fasano, è Fasano, il ghedagnano.